Buonasera, buonasera a voi. Allora, abbiamo praticamente la missione del presidente dell'Ucraina Zelensky per quanto riguarda il bombardamento, l'azione militare su Belgorod, cittadina che vi ricordo sul suolo russo a 40 km dalla frontiera con l'Ucraina, dove è stato colpito 36 ore fa. Un punto strategico, un deposito petrolifero. Non è una missione, diciamo, ufficiale, ma i giornalisti che hanno chiesto a Zelensky così, cosa poteva raccontare, qual era il suo punto di vista riguardo appunto a questa azione, Zelensky, in maniera un po' stizzito, ha detto ai giornalisti che, essendo lui il capo delle forze armate ucraine, lui non deve giustificare ogni azione, non deve commentare ogni azione. In pratica, una ammissione, perché al contrario, ovviamente, avrebbe con forza accusato i russi. Ma siccome ormai era fragile questa difesa, la difesa che inizialmente hanno cercato di fare gli uomini dell'esercito ucraino, lui in qualche modo ha dovuto fare questa ammissione. Ora, guardate, non che io personalmente e tanti altri ovviamente avessimo dei dubbi, perché i russi, cioè ci possono anche essere delle azioni sotto falsa bandiera per dare poi la colpa all'avversario. Ma uno non è così idiota che va a colpire un punto strategico, un punto talmente sensibile come quello di un deposito petrolifero che serve a rifornire i propri mezzi dell'esercito per fare la guerra. Sarebbero stati degli idioti autentici. Quindi non avevo molti dubbi. Ora, ovviamente, questo aggrava di tanto la situazione, no? Io sono convinto, come la stragrande maggioranza che la pensa come noi, che tutto questo certamente non è farina del sacco di Zelensky, ma lui è un omino in mano a Joe Biden, in mano ai poteri forti, in mano a quelli che stanno mettendo in atto il grande reset. Come vi ho detto in questi giorni, sono sempre, sempre gli americani. A capo di tutto sono loro, della NATO, dell'ONU e anche del grande del grande reset. Ora è evidente che questa è una situazione che sta diventando sempre più esplosiva. La cosa che devo dire a me personalmente sorprende, sapete qual è? Che io non vedo però quella reazione. E questo, attenzione, non solo in Italia, no? Perché talvolta è successo che altrove, in altri paesi europei, in Germania, in Inghilterra, ad esempio, per quanto riguarda il Covid, ci fossero delle immediate reazioni. Vi ricordate ancora in piena pandemia, a Berlino 1 milione più persone scendere, in strada, mentre in Italia non c'era assolutamente nulla, non c'era alcuna reazione. Ora, anche su questo fatto, però, io mi sarei aspettato e mi aspetterei una maggior iniziativa da parte dei popoli, no? A parte i pacifisti, a parte il fatto contro la guerra, ma qui c'è proprio un responsabile chiaro ormai, che si chiama Joe Biden e gli Stati Uniti, che stanno mettendo in pericolo l'incolumità di tutti noi, stanno mettendo non solo in pericolo la nostra incolumità, ma stanno mettendo in pericolo la sopravvivenza del pianeta. Questo bisogna dirlo in maniera molto molto chiara. Vedete, io sono sempre stato abituato ad essere così a guardare un po' avanti alle cose, caratterialmente, no? E a preoccuparmi di quello che eventualmente può succedere, e lo sto facendo anche in questo momento. Per dirvi come io la penso, io sono prontissimo, chiaramente sono anche nella situazione di poterlo fare, questo è giusto che io lo sottolinei, sono prontissimo di prendere armi, bagagli e burattini e di andarmene dall'Italia. Se domani mattina, il giorno che viene annunciato ufficialmente che siamo in guerra, che c'è la terza guerra mondiale, io in più veloce della luce prendo 3 biglietti aerei e me ne vado in Sud America. Perché
Per quelli che non lo sapessero, io ho una parte della mia famiglia, mia moglie, che è sudamericana, che vive in Sud America, quindi chiaramente non andrei così a vuoto, nel senso senza avere una meta, ma avrei una meta ben precisa. Tra l'altro sono in pensione, quindi potrei tranquillamente sopravvivere. Ma per dirvi come io la penso e come io penso che la situazione è drammatica e molto molto grave rispetto a tante persone che proprio non avvertono, non, a malapena sanno che c'è una guerra in Ucraina, no? Che non è poi a 10.000 km, ma a 2.000 km dall'Italia. Eppure zero reazioni. Questo non vuol dire che uno non debba continuare a vivere, ma dovrebbe perlomeno essere disponibile a intraprendere delle azioni. E anche l'azione, io vi avevo parlato che adesso bisognerebbe davvero manifestare davanti alle ambasciate degli Stati Uniti, e io ho sentito poca reazione, no? Ho scritto anche in certi gruppi che so che sono sempre molto attivi, che hanno combattuto e combattono tuttora per quanto riguarda il Green Pass, per quanto riguarda questo governo Draghi. Ma su questa cosa io ho visto solo reazioni molto molto tiepide. E questo francamente mi stupisce. Mi lascia perplesso perché, ripeto, questa è una continua escalation. Noi più che allontanarci ci avviciniamo alla terza guerra mondiale. E anche questa ultima azione da parte degli ucraini è un alzare sempre di più l'asticella alla quale sicuramente Putin non potrà che rispondere. E quindi staremo a vedere cosa succederà nelle prossime 24-48 ore. Con questo vi saluto, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.